Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori. Nuovo appuntamento con l'informazione. Nella Chiesa c'è posto per tutti e tutti possono trovare il loro posto nel rispetto della vocazione di ciascuno. È tutta racchiuso in queste parole il senso dell'istruzione, la conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa, redatta dalla Congregazione per il Clero. Il documento non contiene novità legislative, ma propone modalità per una migliore applicazione della normativa vigente, così da favorire la corresponsabilità dei battezzati e promuovere una pastorale di vicinanza e cooperazione tra le parrocchie. Ciò che emerge soprattutto è l'urgenza di un rinnovamento missionario, una conversione pastorale della parrocchia, affinché essa riscopra quel dinamismo e quella creatività che la portano ad essere sempre in uscita con il contributo di tutti i battezzati. Composta di 11 capitoli, l'istruzione si potrebbe dividere in due macro aree. La prima offre una riflessione ampia sulla conversione pastorale, il senso missionario e il valore della parrocchia nel contesto contemporaneo. La seconda invece si sofferma sulle ripartizioni delle comunità parrocchiali, i diversi ruoli in esse presenti e le modalità di applicazione delle relative norme. Maggiori approfondimenti su questa notizia li potete trovare sul sito internet di Vatican News e anche poi sul nostro sito internet tsdtv.it. I campi estivi all'oratorio Pompeo Ghezzi di Sansepolcro, giornate all'insegna della preghiera, della meditazione, del gioco e della riflessione sui messaggi lanciati dalla storia del Piccolo Principe. Ci troviamo all'oratorio Pompeo Ghezzi di Sansepolcro, dove sono in pieno svolgimento le attività del campo estivo. Siamo con Don Sever Bucaca. Innanzitutto, Don Sever, come stanno andando questi campi estivi? Come è stato quest'anno organizzarli con questo tempo così particolare? E stanno andando molto bene, grazie. Noi abbiamo voluto offrire un segnale grande della presenza della Chiesa a un territorio che non può sottrarsi al suo dovere di prossimità nei confronti dell'uomo che cammina nella storia, specialmente nei confronti dei nostri giovani. Abbiamo vissuto un momento molto particolare, l'emergenza sanitaria del Covid-19, i cuori erano pieni di angoscia, di paure. I nostri ragazzi hanno vissuto un momento di smarrimento, no? Di disorientamento. E allora, nonostante quello, noi abbiamo voluto proprio organizzare questi campi estivi, perché dobbiamo proseguire la nostra missione educativa, aiutare i ragazzi a superare le paure e a ritrovare quella dimensione di speranza. E quindi stanno andando molto bene. All'inizio le famiglie hanno avuto un po' paura, erano un po' esitanti, titubanti, però abbiamo cercato di dare più fiducia a questi genitori, a queste famiglie. Quindi stanno andando molto bene. Un campo estivo, tra l'altro, che è appunto accompagnato dal tema, quello diocesano, del Piccolo Principe. Come sono organizzate le giornate? Ecco, non prendendo ovviamente spunto su quella tematica che ci è stata indicata dalla pastorale giovanile diocesana, noi ogni mattina ci ritroviamo, apriamo la giornata con la preghiera, perché ecco, un messaggio grande che vogliamo far passare ai ragazzi che la giornata di un cristiano deve iniziare sempre con la preghiera. Quindi noi ci ritroviamo in chiesa la mattina, facciamo un canto, leggiamo il brano evangelico e noi gli offriamo qualche spunto di riflessione. Ovviamente quando lavoriamo come bambini non possiamo fare prediche, no? Cerchiamo di coinvolgerli, di aiutarli a trovare delle risposte, no? Ecco, molto bene. E poi dopo il momento di preghiera i ragazzi si ritrovano nei vari gruppi, ecco, i gruppi di sette, con l'educatore e l'animatore, e riflettono su quello che abbiamo studiato in chiesa, abbiamo ascoltato, e fanno dei laboratori di riflessione.
Peraltro è un bel punto di riferimento questo sul territorio per un'aggregazione sana per questi ragazzi del territorio di San Sepolcro che trovano una risposta. Sì, l'oratorio è un punto di aggregazione, ma non soltanto, ma anche di formazione. L'oratorio è importante per San Sepolcro, è una benedizione, è una grazia per San Sepolcro, perché qui i nostri ragazzi vengono accolti e poi cerchiamo di aiutarli a incrementare quel senso di amicizia, di unità, perché i nostri ragazzi alla fine, anche se vengono da varie parrocchie, ma vanno a scuola insieme e quindi arrivando qui, ecco, ancora noi cerchiamo di rafforzare, no, già quella unità, quella amicizia che c'è tra di loro. E l'oratorio è una benedizione perché è un luogo anche qui di scambio di esperienze. Qui non ci vengono soltanto i ragazzi, ma vengono anche gli anziani. Quindi questo fa capire ai ragazzi che questo è un luogo di inclusione, no? Che noi non possiamo camminare da soli, in modo parallelo per conto nostro, ma ci sono anche le persone adulte, sono persone anziane. Ecco, e questo luogo quindi, ecco, ci accoglie e poi ci fa entrare una prospettiva di condivisione. E poi l'oratorio è anche una benedizione perché qui avviene anche uno scambio di esperienze culturali, perché ci sono i ragazzi italiani e non italiani che vengono in questo luogo, ecco, per vivere questo momento di scambio, no? Facciamo quei corsi dopo scuola qui dove i ragazzi vengono non italiani, vengono anche qui accolti vengono insegnati anche la lingua italiana, ecco, ma anche alla fine un inserimento nel contesto culturale, no? Quindi ecco, credo che l'oratorio offra alla cittadina un servizio non soltanto a livello spirituale, ma anche a livello sociale, ecco, quindi un po' la valenza di questo oratorio, e poi ci unisce tutto, ecco, noi vediamo questo come un luogo proprio di comunione tra le varie parrocchie. Come è strutturato il campo estivo? Quali sono le attività principali che state proponendo ai ragazzi? Allora, le attività iniziamo la mattina con un momento di preghiera, seguendo sia per la preghiera sia poi per il relativo momento di riflessione che facciamo nella mattinata, lo schema preparato con il sussidio diocesano. E poi ci sono un momento di compiti, facciamo colazione, poi ci sono varie attività, giochi, laboratori, ecco, queste cose qui per cercare di fare il tutto nel rispetto delle norme, però comunque sia per i ragazzi un momento di svago e di relax e di stacco da questo periodo che hanno passato. È un bel messaggio anche questo che viene dalla storia del Piccolo Principe, che viene trasmesso loro, quali sono anche le risposte in qualche modo che stanno dando? Ma le risposte sono belle, anche perché a volte sono anche magari proprio bambini più piccoli, no? Che ti stupiscono nella risposta che danno, che alla fine danno anche la risposta più corretta, ma detta nella maniera più semplice, che forse noi ci perderemmo in mille parole. E quindi ecco, comunque è un arricchimento per tutti, perché poi in queste esperienze sì, è vero, cresce il bambino, ma crescono gli animatori e crescono poi gli adulti che ci sono. È bello anche il fatto che in questo campo estivo ci siano appunto degli animatori che si sono messi a disposizione nonostante un periodo così complicato, insomma, per essere al servizio, insomma, e per dare l'opportunità loro di realizzare delle attività sane in questo periodo estivo. Sì, la prima preoccupazione nostra, soprattutto mia, all'inizio era quello quest'anno di non poter avere gli animatori, perché come dicevo prima, appunto, questo è un momento di crescita soprattutto per loro, attraverso l'impegno, il mettersi a servizio, lo stare a contatto con bambini più piccoli, prendersi delle responsabilità. E quest'anno non era possibile, siamo riusciti ad organizzarci strutturando dei turni, quindi no, ogni settimana viene un ragazzo, mentre le altre magari c'era chi faceva tutta l'attività, però ecco, è stato bello perché per loro è stato prendersi una responsabilità in più quest'anno, sia per tutto quello che consegue il Covid, ma sia come impegno di venire tutta la settimana fisso, perché non è che ci può essere un cambio nel gruppo, il gruppo deve rimanere quello stabile, quindi non è che ci può essere un giorno un animatore e un giorno un altro, quindi hanno dovuto
prendersi una ulteriore responsabilità in più. Però la risposta è stata bella, anzi, tra virgolette, ci sono anche ragazzi che magari avrebbero voluto, e ecco, ora ci stiamo organizzando per coinvolgerli, perché purtroppo i posti sono quelli. Ecco, anche per te come seminarista della nostra diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, che cosa significa realizzare questi campi estivi e cercare appunto di trasmettere ai ragazzi questo bel messaggio, che è quello del Piccolo Principe, che è il tema diocesano di quest'anno? Beh, innanzitutto direi che con i ragazzi è una bella sfida, no? Perché comunque ti avvicini in seminario appunto per verificare una tua inclinazione sacerdotale e ti ritrovi in un certo ambiente da approfondire te stesso anche. E poi dopo lo devi mettere in gioco con dei ragazzi, in un mondo concreto, insomma, in una realtà concreta che è spesso anche diversa da come te l'aspettavi. Quindi è come se in un certo senso il Signore ti dicesse: quello che hai imparato fino adesso rimettilo in gioco ogni giorno in questa realtà diversa che io ti pongo, nei giochi, nell'educazione di questi ragazzi, nei messaggi che devi far passare loro. E non è sempre semplice, perché comunque i bambini sono bambini, i ragazzi sono ragazzi, vivono anche un mondo diverso dal tuo. Quindi se da una parte tu devi portarli un po' a quello che gli vuoi comunicare, dall'altro ti è chiesto anche un moto di immedesimazione verso di loro, rimetterti in gioco costantemente e anche un far conto con quelli che possono essere i tuoi limiti umani, le tue incapacità, che tutto però serve, insomma, alla realizzazione del regno di Dio, perché lui scrive anche nelle nostre righe storte, insomma. Questo per me è il primo anno. E per adesso, insomma, è un impegno molto interessante e spero che farà crescere me, però anche i ragazzi, insomma. Ecco. Sono in programma giovedì prossimo, 23 luglio, alle ore 14, le operazioni di disinnesco e sgombero dell'ordigno bellico rinvenuto all'interno della rocca di Civitella in Val di Chiana, durante le operazioni di recupero della struttura. Non ci sarà bisogno di far evacuare la popolazione, ha spiegato il sindaco Ginetta Menchetti. Vogliamo però rivolgere l'invito a tutti gli abitanti affinché restino nelle proprie abitazioni in maniera tale da non ostacolare le operazioni dei militari. Seguendo le direttive della prefettura, il comune chiuderà l'accesso al cuore del centro abitato. L'ordigno sarà rimosso e quindi caricato sui mezzi dei militari, che provvederanno poi a farlo brillare all'interno di una cava in località Tramarino. Dopo la riapertura dei servizi di prestito e di restituzione, la biblioteca Città di Arezzo si prepara per un ulteriore allargamento dei suoi servizi al pubblico. Da giovedì 23 luglio, infatti, sarà possibile accedere di nuovo alle sale di lettura per la consultazione dei testi antichi e moderni, per l'emeroteca e per lo studio con i propri libri. Sarà di nuovo aperta anche la sezione ragazzi, sarà inoltre possibile di nuovo l'utilizzo dei computer fissi per la consultazione del catalogo online e della navigazione in internet per un totale di 60 postazioni. Naturalmente sempre nel pieno rispetto delle misure anti-Covid. Per poter accedere alle sale di lettura bisogna essere regolarmente iscritti alla biblioteca e prenotare il proprio posto con un anticipo di almeno un giorno, chiamando i numeri 0575 37 79 04 oppure 0575 22849. Seconda edizione del circuito regionale Giostra all'Anello, organizzato dal Centro Sportivo Italiano della Toscana al Club Ippico Città di Arezzo ASD Allegra Equitazione. Si è svolta al Club Ippico Città di Arezzo ASD e Allegra Equitazione la prima tappa del secondo circuito regionale Giostra all'Anello, promosso dalla Commissione Sport Equestri del Centro Sportivo Italiano della Toscana con il patrocinio del Comitato di Arezzo del Centro Sportivo Italiano. Dopo i mesi di forzato stop causati dalla pandemia legata al Covid-19, i membri della Commissione, ed in particolar modo il responsabile della Commissione Toscana ed il referente della disciplina giostre equintane, Roberto Parnetti, hanno voluto dare un segno di ritorno alla normalità, per quanto possibile, seguendo rigorosamente tutti gli accorgimenti del caso, per far sì che la manifestazione si svolgesse in totale sicurezza. Un modo per avvicinare i giovani ad una disciplina sana, lontana dallo spirito competitivo e incentrata sul rispetto e il divertimento.
La giornata è stata estremamente positiva, anche perché abbiamo visto tanti ragazzi, che quella è la cosa fondamentale, ovvero fare sport ma farlo con i giovani per parlare ai giovani. E su questo oggi è stata una giornata fondamentale, perché abbiamo visto aggregazione, abbiamo visto un'attività sportiva che è andata dalla mattina fino al pomeriggio. Purtroppo quest'anno il Covid ci ha bloccato tante iniziative. Siamo ripartiti, siamo l'unica in Italia come ente di promozione sportiva che fa attività sugli sport equestri, le facciamo in sicurezza seguendo quelle che sono le linee guida nazionali. È un'iniziativa nata con la voglia di soprattutto di andare a cavallo, di dare un senso alla passione per l'equitazione e trasportarla un po' nell'agonismo. È nata perché in questo momento abbiamo voglia tutti di ripartire, di divertirsi, e quindi ci siamo trovati con un gruppo di amici e il CSI ci ha concesso, insomma, di fare questa manifestazione. Siamo stati tutti contentissimi che siamo riusciti a fare queste due tappe nonostante la situazione che stiamo vivendo adesso, che è una situazione comunque di pandemia mondiale. Ringraziamo anche la questura che ci ha permesso di poter fare queste due giornate, che comunque per noi ha voluto dire parecchio, per stare insieme, perché comunque sono state mesi di isolamento e comunque ci hanno permesso e accettato tutte le nostre normative anti-Covid che abbiamo messo in atto, di poter svolgere queste due prime tappe, sia della giostra dei Rioni dell'Olmo e sia anche la prima tappa di campionato CSI, cosa che in questo momento obiettivamente non è molto facile per tutte le associazioni da poter organizzare. Ovviamente all'ingresso le persone che sono entrate con la mascherina, è stata misurata la temperatura corporea con il termo, con lo scanner. E tutti coloro che entravano si sono igienizzate le mani con il gel apposito. È una giornata che si è manifestata con il CSI e con me, che sono ad esempio un ragazzo del gruppo giovani, Ci Siamo, e che ci siamo molto divertiti e abbiamo creato questo evento anche insieme agli organizzatori. Una giornata fantastica, corredata da questo ambiente magnifico e con soprattutto la presenza di molti giovani che hanno partecipato attivamente e con passione. Questo è lo spirito giusto per guardare avanti e sperare in un futuro migliore, sempre in base alla disponibilità e alle organizzazioni che vengono fatte in maniera così capillare e perfetta. Si sono aperte oggi le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale a ciclo unico non a numero programmato dell'Università di Siena. L'offerta formativa per il nuovo anno accademico comprende 71 corsi di studio, di cui 31 lauree triennali, 35 magistrali e 5 magistrali a ciclo unico. L'Ateneo ha già annunciato la ripresa delle lezioni in aula a settembre, nelle condizioni di massima sicurezza, e da tempo è impegnato nella riorganizzazione degli spazi e dei servizi per il primo anno accademico dopo la grave emergenza sanitaria. Nei giorni scorsi il Consiglio di amministrazione dell'Ateneo ha approvato il nuovo regolamento per la contribuzione studentesca per agevolare le immatricolazioni, sostenendo le famiglie e i loro figli in questo momento di crisi economica. La fascia di esenzione totale è stata estesa a tutti gli studenti con ISEE familiare fino a 22.000 euro. Le informazioni sull'offerta formativa dell'Ateneo e sulle modalità per immatricolarsi attraverso il percorso online sono disponibili nel portale orientarsi.unisi.it. E con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, un buon proseguimento di serata con i nostri programmi, arrivederci.